Non siamo allarmisti, siamo allarmati. Buonasera a tutti i telespettatori di questa nuova puntata dell'Indiano, che punta i fari su quello che è diventato una delle questioni più scottanti delle ultime ore e degli ultimi giorni. Le rivelazioni non di uno, ma di due pentiti. Rivelazioni differenti e che conducono su piste differenti, ma che spiegheremo per bene. Una è quella di Carmine Schiavone, il pentito del clan dei Casalesi che ha parlato già nell'estate scorsa, ma che parlò ancora prima, nel 1997, di fronte alla commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo di rifiuti, e parlò di discariche in Campania e di rifiuti in Puglia. Le altre rivelazioni che tornano di attualità sono quelle di Silvano Galati, il pentito della SCU di Subersano, che ha parlato di rifiuti interrati nelle campagne del Salento. Ma andremo con ordine, cercheremo di spiegarvi quali sono tutti i passaggi di questa vicenda, di queste due vicende che sono separate, e cercheremo anche di offrirvi qualche riscontro e qualche approfondimento. L'inchiesta dell'Indiano inizia con questo riassunto di tutte le vicende relative a Carmine Schiavone e la rivelazione del pentito dei Casalesi, fatto da Tiziana Colluto. Che poteva importargli a loro se la gente moriva o non moriva? L'essenziale era il business. So per esperienza che fino al 1992 la zona del sud, fino alle Puglie, era tutta infetta da rifiuti tossici provenienti da tutta Europa e non solo dall'Italia. Sulla Puglia cosa sa? Anche sulla Puglia parlavamo, c'erano discariche delle quali si scaricavano sostanze che venivano da fuori. In base ai discorsi che facevamo negli anni fino al 1990-1991. In quali aree della Puglia a sua conoscenza? A mia conoscenza personale nel Salento, ma sentivo parlare anche delle province di Bari e di Foggia. Non si ricorda la località precisa? No, era un discorso accademico, interno, che facevamo, dicendo mica siamo solo noi, lo fanno tutti quanti. Chi operava in Puglia? In effetti in Puglia la Sacra Corona Unita non è mai stata nessuno, era sorta inizialmente insieme al gruppo della Nuova Camorra Organizzata di Cutolo e poi fu staccata. C'erano gruppi che operavano con noi e con i siciliani. Nel Brindisino operava un certo Bicicletta, un certo D'Onofrio che stava con Pietro Vernengo, il suo capozona. Con me operava un certo Tonino Zingaro e Lucio Di Donna, che era di Lecce. Si occupavano delle sigarette. C'era anche il gruppo di Michele Zazza, che poi è morto, i nipoti, i Mazzorelli. Le sigarette venivano messe nei depositi in Albania. Ho caricato armi in Albania già in quegli anni, attraverso i contrabbandieri che stavano con noi. Tonino Zingaro era il capo di un gruppo ed io comprai anche la quota di una nave, sempre con il clan. Quindi ci poteva essere chiunque, perché una parte lavorava con i calabresi per la droga in Puglia e una parte lavorava con noi. Sono le parole che hanno fatto tremare le vene ai polsi al Salento. Generiche, imprecise, ma di certo pesanti, perché a pronunciarle è stato il pentito Carmine Schiavone, il cassiere del clan dei Casalesi, cugino del boss Francesco, conosciuto col nome di Sandokan. Pesanti ancora perché collocano questa terra in quella zona del sud, fino alle Puglie, tutta infettata da rifiuti tossici provenienti da tutta Europa e non solo, come l'ex boss racconta di fronte ai membri della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti in Campania, il 7 ottobre del 97. Dopo 16 anni, su richiesta del Movimento 5 Stelle, la scelta della Presidente della Camera, Laura Boldrini, di desecretare quegli atti ha portato a galla mezze verità e tanti timori che alimentano il sospetto che anche qui sia stata Gomorra. Tutto è ancora molto, troppo vago. Quella relazione parlamentare non risulta sia mai stata inviata alla Procura di Lecce e, al di là di alcune sporadiche inchieste, non ci sarebbero altre prove per dimostrare che il Salento sia stato davvero uno dei terminali di arrivo per sostanze tossiche, oltre che per fanghi industriali, rifiuti radioattivi e di lavorazione. Una delle discariche d'Italia, insomma. Dalle prospezioni effettuate, si è appurato il tipo di rifiuti? Vi erano fusti che contenevano tuolene, ovvero rifiuti provenienti da fabbriche della zona di Arezzo. Si trattava di residui di pitture. Solventi? Sì, materiali del genere. I rifiuti venivano anche da Massa Carrara, da Genova, dalla Spezia, da Milano. Questo aspetto riguarda le provenienze. Vorremmo però sapere quali tipi di rifiuti siano stati interrati. Lei ha parlato anche di rifiuti radioattivi.
Vi sono molte sostanze tossiche, come fanghi industriali, rifiuti di lavorazione di tutte le specie, tra cui quelli provenienti da concerie. Vi erano inoltre qualche camion che veniva dall'estero. Ma poiché lei ha parlato di rifiuti radioattivi, è al corrente di dove siano stati collocati? Alcuni dovrebbero trovarsi in un terreno sul quale oggi vi sono i bufali e su cui non cresce più erba. Ciò che è certo, tuttavia, è che questa non è terra sconosciuta né alla Camorra né tantomeno a Schiavone, che a Otranto ha trascorso 3 anni di soggiorno obbligato tra l'86 e l'89. 3 anni durante i quali intrecciare affari, soprattutto sigarette e armi, e poi rapporti, come quelli, appunto, con Tonino Zingaro e Lucio Di Donna. Con il primo andò in fumo l'acquisto di una nave al disarmo in Olanda, con il secondo, invece, andò in porto il carico di un camion di armi dall'Albania. Questi almeno gli episodi citati, ma la collaborazione pare essere stata più intensa. E il legame con la mafia levantina più forte, per quanto alla fine la scooper Schiavone in fondo non è mai stata nulla, spartita tra sfere di influenza di Cosa Nostra e della Camorra. La prima soprattutto nell'Alto Brindisino, intorno a Fasano, dove il boss siciliano Pietro Vernengo lavorava con Giuseppe D'Onofrio, detto Bicicletta, per la sua capacità di sfuggire ai vigili urbani. Una conoscenza nata negli anni 70, quando D'Onofrio ospitò Vernengo quando era latitante. Poi c'è l'altra sfera, quella della nuova Camorra organizzata tra il sud del Brindisino e l'Alto Leccese, fatta non solo di contrabbandieri e pistoleri, ma anche di gente d'alto rango. Lo dice Schiavone, Lucio Di Donna, il leccese, aveva grosse influenze a Roma, nell'Inkestan, si vantava di essere vicino, ma non si sa quanto fosse vero, al grande oriente d'Italia, che sotto il suo nome a Lecce riunisce ancora diverse logge massoniche. In mezzo c'era spazio anche per Michele Zazza o Pazzo, l'anticutolo, uno dei primi capicosca della Camorra ad allacciare rapporti con i siciliani. Quello spaccato inquieto e inquietante già noto, tuttavia, non ha mai detto dell'esistenza di un vero e proprio traffico di rifiuti tossici organizzato nel Salento. Ecco perché ciò che è venuto fuori con la desecretazione delle rivelazioni di Schiavone è stata una doccia fredda. Per il procuratore capo di Lecce Cataldo Motta, invece, l'allarme va spento sul nascere. Quelli agitati dalle rivelazioni fatte ormai tanto tempo fa sono solo fantasmi. La procura di Lecce, al contrario di quella di Bari, ha deciso di chiudere qui per ora la partita, di non avviare un'indagine conoscitiva. Mancherebbero gli elementi sui quali fondarla e non pare esserci l'intenzione di chiedere a Schiavone altri dettagli, decisione che spetterebbe soltanto a Motta. Non credo che ci sia da fare nulla, il territorio è assolutamente tranquillo. Per quello che mi risulta, Schiavone ha parlato 20 anni fa e ha riferito genericamente, non posso neanche dire dei fatti per quello che ho letto, ma assolutamente delle indicazioni di carattere generale che risalivano a oltre 10 anni prima, quindi ritorniamo alla notte dei tempi. Avete fatto una tempesta? Avete fatto, perché la colpa, tra virgolette, è vostra. Una tempesta in un bicchiere d'acqua. Quelle dichiarazioni non avevano rilievo, che non sono state neanche trasmesse alla Procura di Lecce, perché era un discorso assolutamente generico, privo di fondamento, privo di riscontri. Non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Ripeto, non corriamo dietro ai fantasmi, non l'abbiamo mai fatto, non lo faremo a tarda età. Non siamo allarmisti, siamo allarmati. Lo ripetiamo ancora e lo ripeteremo ancora. Sappiamo che la Procura di Lecce controlla il territorio, che il Salento non è né la terra di nessuno né la terra dei fuochi. Sappiamo che la Procura di Lecce ha effettuato molte indagini, ha scoperto molti criminali e ha sventato molti delitti ecomafiosi all'interno di questo territorio. Proprio per questo sarebbe opportuno, forse, che le ulteriori parole di Carmine Schiavone vengano sottoposte a qualche riscontro, anche per archiviare nel caso di quelle parole, ma affinché tutta l'opinione pubblica sia tranquilla, anche perché qualche riscontro, cercandolo, a nostro avviso verrebbe. Guardate qui. La gente sta a morire, ma moriranno tutti, però non si ribellano e non vanno a pigliare le istituzioni su un volo e gli diranno che cosa. Rifiuti chimici, raggi ospedaliere, rifiuti ospedaliere, rifiuti industrie farmaceutiche, rifiuti pitture, rifiuti di tante altre industrie. Qui a 10 anni questi non hanno scampo. Né i miei figli, né i figli degli altri, gente che insomma, prima di nascere qui ci stanno ammazzando la gente per soldi.
Due salentini, complici del boss dei casalesi di casa nel Salento. Sono due i salentini che Carmine Schiavone cita nella sua audizione davanti alla commissione parlamentare sul traffico di rifiuti. Lucio Di Donna e Tonino Ozingaro. Chi sono? Contorni sfumati, nomi incerti, anche loro sembrano fantasmi. Ma andiamo con ordine, le risposte arriveranno. Partiamo da Carmine Schiavone, il pentito che parla e che profetizza morte, che con il Salento ha un legame stretto e molto antico. È a Otranto che il cugino di Sandokan viene mandato al soggiorno obbligato tra il 1986 e il 1989. Ma non deve aver sofferto troppo la vacanza forzata, se nel 1990, con i primi soldi della sua azienda, la Baschi, compra un appartamento a Maglie. E tanto gli deve essere piaciuto il Salento che lo sceglie come una delle basi operative della sua latitanza. Latitanza che infatti finisce il 3 luglio 1992, quando Carmine Schiavone viene arrestato a Maglie. È lì che termina la carriera criminale della mente finanziaria del clan dei Casalesi e comincia il suo percorso da collaboratore di giustizia. E finiscono anche gli anni di frequentazioni nel Salento, anni nei quali però Carmine Schiavone ha avuto modo di conoscere il territorio e anche i criminali che lo popolavano, in quegli anni ruggenti nei quali la SCU tirava fuori i denti e le pistole. Proprio alle armi, soprattutto alle armi, erano interessati i camorristi del clan dei Casalesi, in quel Salento che era un perfetto molo proteso verso l'Albania e i paesi dell'ex Jugoslavia, dei quali contrabbandavano sigarette e trafficavano armi, appunto. Ed è qui che arriviamo ai due salentini che Schiavone cita davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Il pentito indica Tonino Ozingaro e Lucio Di Donna, che era di Lecce. Chi sono? Non sono due nomi nuovi, perché sono finiti nelle carte e anche nella sentenza di condanna del primo grande maxi processo al clan dei Casalesi, il processo Spartacus, nel quale finirono agli arresti 148 persone, 12 dei quali rispondevano al cognome di Schiavone, compreso il boss Francesco Sandokan, e il cui impianto accusatorio era tutto imperniato sulle rivelazioni di suo cugino Carmine Schiavone, ritenuto intrinsecamente attendibile. I nomi dei salentini Carmine Schiavone li fa nell'interrogatorio del 24 giugno 1993, un interrogatorio reso davanti al sostituto procuratore nazionale antimafia Lucio Di Pietro. Un interrogatorio tutto di ambiente salentino e tutto concentrato su quello che agli investigatori in quel momento importava davvero: il traffico di armi dai paesi dell'altra sponda dell'Adriatico, dove il disfacimento dell'Unione Sovietica aveva scongelato enormi quantitativi di armamenti. Nella prima parte dell'interrogatorio compare Tonino Ozingaro, nella seconda quel Lucio Di Donna che vedremo chiamarsi in maniera leggermente diversa. Ecco la prima parte. Nel 1986, uscito dal carcere con provvedimento del Tribunale di Prevenzione, fui spedito in soggiorno ad Otranto. Qui ricevetti la visita nel settembre-ottobre da parte di Tonino Ozingaro, con il quale ero stato detenuto nel 1980 nel carcere di Brindisi. Tonino mi comunicò che egli, insieme ad altri, aveva acquistato una nave in disarmo in Olanda, che stavano riadattando e predisponendo per il trasporto sempre di sigarette ed armi, nonché droga. Tonino mi offrì di finanziare parte dell'acquisto di sigarette di contrabbando pari ad 800 casse. Non accettai, anche perché per il provvedimento applicato mi ero abbastanza controllato dalle forze dell'ordine. Anche questa nave batteva bandiera panamense o liberiana, credo. Essa era molto più grande di quella di cui prima ho parlato. Che cosa dice in pratica Schiavone in questa prima parte di interrogatorio? Che Tonino Ozingaro lo aveva conosciuto nel carcere di Brindisi nel 1980, che la sua attività principale era il contrabbando di sigarette. E quindi non ci vuole molto per gli uomini della DIA di Napoli per fare 2+2, per dare un volto e un nome di battesimo a quel fantasma, Tonino Ozingaro, alias Antonio Ferente, esponente della SCU brindisina, condannato a più riprese per associazione a delinquere, traffico di armi e traffico di stupefacenti. Nato a Brindisi nell'ottobre del 1949, tra la nascita e la morte, Tonino Ozingaro era entrato e uscito spesso dal carcere, compreso quel 1980 nel quale era detenuto nel carcere di Brindisi, assieme a Carmine Schiavone.
Leggiamo testualmente dagli accertamenti della DIA allegati alla sentenza di primo grado del processo Spartacus che Tonino era soprannominato lo Zingaro per le origini gitane della madre, che era proprietario di due natanti sin dagli inizi degli anni 70 e che aveva presto acquisito la leadership del locale contrabbando di sigarette, sino a quando, nel luglio del 1990, fu ucciso il fratello Michele. I riscontri, insomma, ci sono tutti. E il primo dei fantasmi di questa storia, il primo dei salentini che Carmine Schiavone indica come suoi complici, ha un nome e una storia. E il secondo? Quel Lucio di Donna, che era di Lecce? Qui la faccenda si fa ancora più intricata, perché in quell'interrogatorio del 24 giugno 1993, Schiavone parla soprattutto di lui. Ma non lo chiama Lucio di Donna, bensì Lucio Danna. Ma è lui, leccese, con agganci, veri o presunti, con la massoneria, senza scrupoli nei traffici illeciti. Ecco la seconda parte dell'interrogatorio. Nel 1989 andai a trascorrere le ferie estive ad Otranto. Mi trattenni dal 20 luglio al 2 e 3 settembre, più o meno. In questo periodo conobbi Lucio Danna, di Lecce, con moglie siciliana. Costui mi raccontò che era stato grosso imprenditore edile e che era poi fallito. Parlando scoprimmo comuni amicizie quali Tonino Zingaro e Mimma Strega. Ci lasciammo con l'intesa che egli sarebbe venuto a trovarmi a Casale. Ed infatti venne nell'autunno inverno 1990. Lo prelevai alla stazione di Caserta e fu ospite per una giornata a casa mia. Egli mi disse che aveva molte conoscenze in Roma, dove spesso si recava avendo anche un'abitazione. Mi raccontò che faceva parte della massoneria e che tale appartenenza gli aveva procurato anche dei guai. Mi offrì di fare gli impianti di calcestruzzo in Camerun, da poco resosi paese libero. Soggiunse che si doveva costruire palazzi, ospedali ed altre opere che egli, essendo ben introdotto, poteva fornirmi. In quell'occasione appresi anche che il Danna era interessato a traffici di armi e mi assicurò che non aveva difficoltà a procurarmele in caso di bisogno. Comunicai la mia conoscenza del Danna a mio cugino Francesco Sandokan, il quale, mostratosi interessato, mi disse di richiedere al Danna alcuni campioni di armi. Mi sentì telefonicamente in occasioni diverse col Danna e ai principi di dicembre, pochi giorni prima dell'arresto di Sandokan, mi incontrai all'interno della mia società di calcestruzzo, Baschi. Gli ordinai i campioni di armi ed egli, nel gennaio 1991, mi portò in visione due mitragliette Spectra di fabbricazione francese. Pagai le due armi lire 10 milioni. Passai le armi a mio cugino Walter, che mi rimborsò della somma da me erogata. Immediatamente dopo la consegna degli Spectra vennero presso la mia azienda mio cugino Walter, Franco Di Bona e Mario Caterino, soprannominato Botta, ai quali presentai il Danna. Fu in quell'occasione che ordinammo una partita di armi corte e lunghe. Dopo circa un mese e mezzo, il Danna mi portò la mia auto in Casale e mi disse che parte delle armi ordinate erano pronte e ritirabili in Lecce. Partirò alla volta di tale città Bruno Salzillo, Mario Botta, con un'auto ed un camion Turbo Star 190-42 di proprietà di Leopoldo Natale, guidato da un suo operaio, tale Sferruccio, quest'ultimo non affiliato all'organizzazione. Le armi furono caricate al di sotto di sabbia e inserti sul camion del Natale e portate in Casale, dove furono prese in consegna da Schiavone Alfonso di Armando. Trattavasi di 4 Uzi, 1 Spectra, 2 M12 e cartucce calibro 9. Nell'occasione ordinai al Danna 2 bazooka, 4 lanciagranate, 6 Kalashnikov, 5 mini Uzi e fucili mitragliatori. Ricordo che pattuimmo i prezzi in 6 milioni per ogni fucile lanciagranate, 12 milioni per ogni bazooka, 2 milioni e mezzo per ogni mitraglietta Uzi e 4 milioni per ogni Kalashnikov. Non so se queste armi furono consegnate, poiché nel luglio 1991 fui arrestato e cominciarono i miei primi dissapori con l'organizzazione. Comunque nell'autunno 1991 ebbi modo di vedere due fucili con tromboncino lanciagranate custoditi da Russo Maurizio, soprannominato Pagnottiel, e due lanciagranate in possesso di D'Alessandro Cipiano. Voglio precisare che nel 1987 ebbi in custodia un lanciamissili della lunghezza di un metro, di fabbricazione russa, datomi da mio cugino Ciccio Sandokan. Conosco la moglie di Danna, della quale però non ricordo il nome. È una donna sui 40-45 anni, alta sugli 1,65-1,70, bionda, abbastanza formosa.
La stessa fu ospite mia in Otranto ed in Casale. Non so se si ha conoscenza dei traffici del marito. Quali sono gli elementi riscontrabili nelle accuse di Schiavone? Non sono poche le analisi incrociate, le verifiche, le prove e gli indizi messi insieme dagli uomini della DIA di Napoli per incrociare quelle parole con la realtà e per verificare chi fosse davvero quel Lucio di donna che Schiavone, nel suo interrogatorio davanti alla Procura Nazionale Antimafia, chiama Lucio Danna, ma che in realtà riconoscerà in una foto segnaletica in Lucio Dell'Anna, nato a Galatina il 27 luglio del 48 e finito anche lui nel lunghissimo elenco del maxi processo Spartacus, l'unico salentino condannato insieme al clan Schiavone di Casal di Principe. Un fantasma concretissimo, insomma, e la cui figura apre uno spaccato inquietante. Lucio Dell'Anna sembra un filo d'Arianna, al contrario, che porta al centro di un labirinto di poteri oscuri e soldi sporchi. Di tutte le affermazioni di Carmine Schiavone, l'unica a non essere stata riscontrata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli è quella circa la sua appartenenza alla massoneria. Cioè, se Lucio Dell'Anna fosse un fratello muratore affiliato al Grande Oriente d'Italia, le indagini non lo confermano e non lo smentiscono, semplicemente non lo dicono. Confermano però tutto il resto. Primo riscontro, l'origine della moglie, Rosalba Martuscello, siciliana di Palermo. Secondo riscontro, l'attività economica di Dell'Anna, imprenditore nel campo dell'edilizia residenziale. Terzo riscontro, Dell'Anna fu dichiarato fallito nel luglio del 1989 dal Tribunale di Lecce, tanto che all'epoca delle indagini era la moglie ad essere socia delle attività di sviluppo edilizio, la Edilmar, la Socemar e la Sima, tutte imprese con sede a Lecce. Ma i riscontri più importanti sono quelli dei contatti con il contesto criminale salentino, con la Sacra Corona Unita. E qui si apre un altro capitolo, forse ancora più inquietante, perché Lucio Dell'Anna finì in carcere a Grosseto a causa di un rapimento che all'epoca fece scalpore, quello di Esther Anricca, che a 15 anni fu rapita dall'anonima sequestri e venne detenuta per 6 mesi in una masseria nelle campagne di Surbo, di proprietà di un pastore sardo, Antonio Balloi. All'epoca, era il 1988, la famiglia pagò un riscatto enorme per riaverla, 2,5 miliardi. E per quei soldi venne arrestato Lucio Dell'Anna, accusato di aver riciclato il denaro dell'anonima sequestri. Come li aveva riciclati? Sempre secondo i riscontri della DIA di Napoli, li aveva portati in Camerun, in quel paese da poco divenuto libero, dove Dell'Anna aveva invitato anche Schiavone ad investire in calcestruzzo ed edilizia. Ultimo riscontro. L'inserimento di Lucio Dell'Anna, uomo di fiducia del clan dei Casalesi nel Leccese, stando alla sentenza Spartacus, nel contesto criminale salentino. E anche qui i pezzi sembrano quelli di un puzzle da mettere insieme con pazienza. Antonio Balloi era un pastore sardo stabilitosi nel Salento e, secondo le sentenze, dedito ai rapimenti di persona e al traffico di armi e droga. Sul territorio aveva un alleato prezioso in Marcello Dell'Anna, l'unico vero boss della SCU che Nardò abbia mai prodotto. Molte armi provenienti dall'altra sponda dell'Adriatico furono rintracciate nella disponibilità di questo gruppo, che è sempre stato laterale rispetto alle dinamiche interne, ai clan classici della Sacra Corona Unita, che con la SCU non si è mai mischiato più di tanto. Ma forse era anche più pericoloso di quelli noti. Basti pensare a quello che fece questo gruppo quando i poliziotti arrestarono il leader Marcello Dell'Anna. Un attentato dinamitardo ai danni della questura di Lecce. Avvenuto quando i poliziotti arrestarono il boss di Nardò, nonostante i documenti falsi esibiti da quest'ultimo. E chi gli aveva forniti questi documenti falsi? Proprio Lucio Dell'Anna, che qualche mese prima era stato perquisito nell'aeroporto di Brindisi dai finanzieri, i quali gli avevano trovato addosso gli stessi documenti che poi saranno trovati in possesso di Marcello Dell'Anna. Insomma, i riscontri sono tanti, precisi, circostanziati. Quel Lucio di donna, il leccese indicato da Carmine Schiavone come il suo complice nello smaltimento di rifiuti tossici nel Salento, ha anche egli un volto e una storia. Come ha un volto e una storia l'altro complice, Tonino Ozingaro, alias Antonio Ferente, di Brindisi. Eppure, è vero che in qualche modo questi due sono fantasmi, perché sono morti entrambi, in circostanze drammatiche e cruente. Antonio Ferente, il contrabbandiere brindisino, a cui la madre gitana aveva donato il soprannome di Zingaro, morì ammazzato a Brindisi nel settembre del 1997, in una esecuzione che fece scalpore, perché avvenne in una sala giochi, davanti agli occhi della sua figlioletta di 6 anni. Lucio Dell'Anna, il faccendiere proteiforme che spaziava da Casal di Principe al Camerun, morì per un incidente avvenuto a Cerignola. Secondo le ricostruzioni finora note, la sua auto tamponò un camion e Dell'Anna rimase ferito. Ricoverato nell'ospedale di Foggia, le sue condizioni furono dichiarate non gravi.
trasferito al Vito Fazio di Lecce, però morì poco dopo per le lesioni riportate. Fantasmi, sì, Tonino Zingaro e Lucio Dell'Anna, ma fantasmi che a lungo hanno operato sul territorio salentino, che lo hanno percorso in lungo e in largo, e fantasmi il cui legame con Carmine Schiavone e con il clan dei Casalesi è stato provato e riscontrato da indagini e sentenze. Fantasmi, allora, che però forse vale la pena rievocare per capire se, e sottolineiamo se, oltre ai business accertati, quelli delle armi, della droga, del contrabbando, dei rapimenti, del riciclaggio, si fossero per caso gettati anche in un altro business, redditizio e micidiale, quello dei rifiuti tossici e del loro smaltimento illecito, e se dopo aver saturato la terra dei fuochi in Campania, li hanno messi ad interrarli nella pancia del Salento. Ma siente, son cavo ciechi in tena, niente, mentre parte nei pasti, ci rimane soltanto viento, o viento. E a proposito di riscontri, c'è un'altra pista che vogliamo lanciare come contributo, ovviamente, al dibattito e non solo all'opinione pubblica, ma anche, ovviamente, alle forze dell'ordine che sanno fare il loro mestiere e su questo territorio di indagini ne hanno fatte tante e siamo sicuri che anche sui rapporti tra Camorra e Scù e fra la famigerata discarica di Pianura e un'altra discarica, purtroppo non meno famigerata, che si trova nel Brindisino e che si chiama Formica Ambiente, saprà fare luce. Questa pista ce la offre Tiziana Colluto. Le parole di Carmine Schiavone sono datate. Le parole di Carmine Schiavone su un presunto traffico di rifiuti tossici nel Salento sono fumose. Zero luoghi, pochissimi nomi, anche il richiamo ai circoli culturali, come sono definiti, sembra più un ricordo sbiadito. È lì che si procacciavano gli affari, si annodavano i contatti, è lì che i broker della Camorra incontravano gli imprenditori del nord che avevano bisogno di smaltire a poco prezzo rifiuti molto pericolosi. C'era anche qualcuno di Lecce che era collegato a questi circoli, secondo Schiavone, ma nulla più, è come trovarsi di fronte a un vicolo cieco. Basta per stare tranquilli? In realtà è scorrendo ancora le 40 pagine di relazione che viene a galla qualcos'altro, un nome, solo uno, in grado di aprire però uno squarcio amplissimo su collegamenti, date e intrecci, tutto sull'asse Napoli-Brindisi. Ad un certo punto il presidente della commissione, Massimo Scalia, chiede a Schiavone se ha mai sentito parlare della Sirra di Fiorillo, Ugolini e Gava Rosario. Lui gli risponde di no. Poi, più avanti, viene riformulata la domanda chiedendo se avesse mai sentito nominare la società di trasporti Rona, il cui proprietario è il Fiorillo della Sirra, e Schiavone accenna: Fiorillo, l'ho sentito nominare. Chi è Fiorillo? Un nome noto alle cronache salentine, uno di quelli che rimangono impressi per il reato per cui sono stati accusati: traffico illecito e gestione illecita di rifiuti. In questo caso quelli pericolosi provenienti dal nord e finiti dritti dritti nella discarica di Contrada Formica a Brindisi. Vincenzo Fiorillo era il consigliere di amministrazione della Formica Ambiente SRL, la società a cui apparteneva e appartiene la discarica. È stato arrestato il 19 marzo del 2009 dai carabinieri del NOE di Lecce, che dopo approfondite indagini, anche tramite intercettazioni, scoprirono il meccanismo e le figure che c'erano dietro al flusso di rifiuti tossici nocivi illegalmente smaltiti lì e che arrivavano dal Veneto, dal Lazio e dalle Marche. Ad essere state sversate, secondo i carabinieri, erano state migliaia di tonnellate di scarti industriali contaminati dalla presenza di piombo, cadmio e mercurio, oltre i limiti di ammissibilità in quel tipo di discarica. Il tutto con la complicità di chimici che avrebbero avuto un ruolo nella falsificazione delle analisi dei rifiuti. Declassando la pericolosità e tramutando i codici, si dava la patente perché venissero smaltiti alla Formica a basso costo. Oltre a Fiorillo, dunque, furono eseguiti altri 9 provvedimenti di custodia cautelare emessi dal GIP al CIDE Maritati su richiesta del procuratore aggiunto Cosimo Bottazzi e dei PM Giuseppe De Nozze e Cristina Fasano. Sequestrati 5 tir, 5 le aziende interessate dai sequestri. Ai domiciliari ci finirono 4 dipendenti della Formica. In carcere, invece, Fiorillo, 3 imprenditori, Salvatore Lapenna, tecnico di parte, membro del Comitato Tecnico Rifiuti della provincia di Brindisi, e Paolo Castiglione, napoletano gestore di fatto della discarica. Quel processo ora è alle battute finali. In 3 hanno patteggiato subito la pena, per gli altri, come sempre, vale il principio della presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Ma cosa c'entra tutto questo con Schiavone? Poco con le sue parole e i suoi non ricordo di quella relazione di 16 anni fa. Molto invece con fatti, coincidenze e collegamenti che spetterebbe alla magistratura approfondire.
C'è un filo rosso che nel tempo collega la discarica Formica di Brindisi ad un'altra discarica diventata una dei simboli di Gomorra e dello stupro ambientale della Campania, quella di Pianura, la più grande d'Italia. Schiavone stesso racconta la sua storia, la disgrazia di essere divenuta la pancia di 57.000 tonnellate di rifiuti tossici smaltiti senza criterio per far guadagnare la camorra e con la benedizione delle amministrazioni. La matassa è imbrogliata, ritrovare il bandolo è stato possibile solo incrociando visure camerali e atti parlamentari, come la relazione sugli assetti societari di imprese operanti nel ciclo dei rifiuti del 2000. La matassa imbrogliata, ritrovare il bandolo è stato possibile solo incrociando visure camerali e atti parlamentari, come la relazione sugli assetti societari di imprese operanti nel ciclo dei rifiuti del 2000. Quello che ne è venuto fuori pare essere incredibile. Tutto parte dalla discarica di Pianura, appunto. Era gestita dalla Di Fabri S.p.A., che poi venne rilevata nell'87 dalla Elettrica S.p.A., colpita nel 2004 da interdizione antimafia. Tra i suoi soci, la Elettrica aveva Francesco Lamarca. Direttore tecnico della Elettrica fino all'88 fu Giuseppe Giordano, che in quegli anni era anche amministratore unico della Ines Sud, la società che gestiva la discarica Formica di Brindisi, dove in quegli anni si smaltivano le ceneri della centrale di Cerano. Per quello Giordano fu condannato nel 92, ma poi intervenne la prescrizione. Al suo posto, dopo vari passaggi, è divenuto amministratore Francesco Rando. Si tenga in mente questo nome. Ines Sud annoverava tra i suoi soci il duo Vittorio Ugolini e Vincenzo Fiorillo, coppia affiatatissima che ritroviamo nella proprietà di diverse altre società. La SIR, che inizialmente aveva la stessa sede della Elettrica, la Ecogest, la Rona, quest'ultima aveva tra i suoi soci a sua volta la Ecogest e quel Francesco Lamarca della Elettrica. Non solo, il tandem Ugolini-Fiorillo era anche tra i soci della Formica Ambiente, che al posto della Ines Sud ha poi gestito la discarica di Brindisi. Ugolini rimane fino al 2000, Fiorillo continua fino al 2009, anche, abbiamo visto, nelle vesti di consigliere di amministrazione. Nel frattempo, fino al 2008, era diventato anche consigliere nella Sistema Ambiente SRL. Di chi è quest'ultima? Una quota che sfiora il 30% ce l'ha proprio la Formica Ambiente e a capo del CDA ha avuto Manlio Cerroni, l'ottavo imperatore di Roma, come chiamato, il re delle discariche romane, compresa quella chiacchieratissima di Malagrotta. E nel suo gruppo, che oggi rientra anche Formica Ambiente, alla guida del CDA c'è Piero Giovi. Chi è? Quel che si sa è che è stato consigliere in un'altra società più che nota alle cronache nazionali, la SLIA, nella cui proprietà abbiamo ritrovato quel Francesco Rando della Ines Sud di qui sopra, gestore inoltre di Malagrotta per illeciti smaltimenti in quella discarica, fu anche arrestato. Sulla SLIA si è abbattuta inoltre interdittiva antimafia, dalle sue ceneri è sorta la Ener Ambiente, società veneta che ha gestito a lungo l'appalto della raccolta rifiuti nel capoluogo campano e fallita nel febbraio del 2012. Sarà sicuramente un caso, ma ha avuto per amministratore delegato l'avvocato Giovanni Faggiano, nome anche questo più che comune a Brindisi, stavolta è provincia. Arrestato nel giugno 2012 per la seconda volta nell'ambito di un filone di inchiesta su presunte truffa, estorsione e corruzione per appalti irregolari sempre con la Ener Ambiente, era stato arrestato anche nel luglio del 2011. È quella la stessa società che venne posta sotto osservazione dagli inquirenti perché considerata riconducibile ad un personaggio indicato quale anello di congiunzione tra il clan d'Alessandro di Castellammare di Stabia e la Sacra Corona Unita. Un quadro impensato quello che viene fuori, un Tetris in cui ogni casella si incastra perfettamente al suo posto. Passaggi societari legittimi, certo, ma filano così tanto da apparire strani. È compito della magistratura, ora, dicevamo, fare chiarezza e capire se si tratta davvero solo di coincidenze o piuttosto di un filo d'Arianna rimasto invisibile per tanto tempo. Chiarezza, ancora, si diceva, indispensabile, specie ora che la Formica Ambiente dell'impero di Cerroni ha presentato nuova istanza per la riapertura della discarica, chiedendone un ampliamento fino a una capienza di 837.000 metri cubi e la costruzione di una sopraelevata di 250.000 metri cubi ancora. Dopo la pista brindisina andiamo in pubblicità e poi torneremo nell'Eccese, torneremo al centro del Salento e alle rivelazioni di Silvano Galati, il pentito della SCU di Superzano sui rifiuti interrati nel Casaranese. Pubblicità.
le rivelazioni di Silvano Galati, il pentito della Scudi Superzano che ha parlato di rifiuti interrati nel Casaranese. Non siamo allarmisti, siamo allarmati, lo ripetiamo ancora una volta, e siamo allarmati perché le indagini della Procura di Lecce hanno già accertato che alcune delle parole e delle rivelazioni di quel pentito di Superzano sono credibili e quindi probabilmente potrebbero esserle anche queste. Facciamo il punto ancora una volta in questo breve servizio di Tiziana Colluto. Il quadrilatero dei rifiuti conosciuti e non, il quadrilatero delle inchieste note e meno note, è tra Ruffano, Ugento, Taurisano e Superzano. È lo stesso quadrilatero che ha visto intrecciarsi tre indagini della magistratura. Quella ormai arcinota sul boss di Taurisano Pippi Calamita, sul clan Scarlino e sui Rosafio, poi quelle collegate con le indicazioni di due collaboratori di giustizia, Vito Di Emidio, il brendisino che si era trasferito a Nociglia, e successivamente Silvano Galati. Andiamo con ordine. Di Emidio aveva parlato di una sorta di collegamento per dare indicazioni sul movente di alcune azioni criminali che aveva realizzato insieme con altri. In particolare, aveva fatto riferimento agli attentati contro il sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Ruffano, legati all'atteggiamento che quell'amministrazione comunale aveva avuto nei confronti di Vito Cacciatore. Quest'ultimo era il titolare della Edilcab, colpita da interdittiva antimafia, e ritorna anche in collegamento con la Geotech di Rosafio, a sua volta destinataria di informativa della prefettura. Cosa c'entra Cacciatore, che si è sempre occupato di Movimento Terra? Di Emidio raccontò ai magistrati che Vito Cacciatore gestiva una discarica in maniera irregolare, aveva avuto l'appalto dal comune di Ruffano, che ad un certo punto si era indirizzato in maniera diversa e quindi, per reazione alla mancata proroga dell'appalto, aveva deciso di attentare. Ci sono stati tre episodi di esplosione di ordigni commissionati appunto da Cacciatore a Di Emidio. Sempre nella stessa area ha operato Silvano Galati e ha operato con smaltimento illecito di rifiuti. È questo che emerge dal resoconto stenografico della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le attività illecite ad esso connesse degli inizi del 2008 e in quelle carte, le uniche di dominio pubblico, che viene riportato uno schizzo dello spaccato rivelato dall'ex boss di Superzano. Ed è in quelle carte che si racconta di quel sistema a raggi infrarossi utilizzato per capire se ci fossero davvero stranezze nella pancia di un pezzo di Salento. Il sistema MIVIS multispettrale, in grado di rilevare le differenze termiche nel sottosuolo fino a diversi metri di profondità. Per utilizzare quel sensore vennero impiegati velivoli dei carabinieri del NOE di Roma. E quel che è certo è che un risultato, per quanto ignota l'opinione pubblica, c'è stato. Macchie rosse a indicare un'anomalia, a confermare una confessione fatta da Galati. A dirlo è lo stesso Motta. In questo modo, ha testualmente riferito ai membri della commissione presieduta da Camillo Piazza, sono state riscontrate le parole di Silvano Galati, pertanto i responsabili di alcune aziende sono stati sottoposti ad indagini. I fatti svelati dal pentito nel 2006 si riferiscono al 2004 e li riporta testualmente il procuratore capo. Alcune aziende, racconta Motta, non effettuavano nessuno smaltimento e, come fu accertato nel corso dell'indagine successiva, risultavano non avere smaltito nulla, quindi i registri dell'azienda non contenevano alcun rapporto in tal senso. Quelle aziende si erano dunque rivolte agli ambienti della criminalità, i quali disponevano di un camion e di un escavatore, così si erano liberate dei rifiuti sotterrandoli attraverso questo semplicissimo meccanismo. In questa indagine, ha continuato Motta, sono state svolte investigazioni anche sul territorio con il sistema della differenza termica, cioè il sistema MIVIS. Si trattava anche in questo caso di rifiuti speciali, perché alcune aziende lavoravano metalli per i calzaturifici e altre operavano comunque sempre nel settore calzaturiero, quindi si trattava di rifiuti pericolosi. Il caso, continua Motta, era abbastanza clamoroso perché non vi era proprio attività di smaltimento da parte delle aziende, così come si è potuto identificare attraverso attività sul territorio. In questo modo, appunto, le parole di Galati sono state comprovate. Ad essere sotterrati gli scarti dei calzaturifici, soprattutto della zona di Casarano. Un
metodo al pari di quello dei Casalesi, e il sostituto procuratore Elsa, Valeria Mignone, sempre di fronte a quei commissari a rispondere a questa domanda. L'ultimo collaboratore ha detto che mi ha parlato dei rifiuti, cui ho rivolto espressamente la domanda, mi ha riferito che l'interesse della criminalità non è arrivato a concepire una gestione diretta dei rifiuti, ma a fare quanto ha fatto lui. Questi personaggi, ha chiuso la Mignone, quando hanno bisogno di finanziarsi, se sono a conoscenza delle imprese che devono smaltire rifiuti pericolosi, si dichiarano disponibili a sottrarre e smaltire il carico. Un carico sulla cui natura, in ogni caso, ci sarebbe, o almeno ci dovrebbe essere, molto altro da dire. Queste erano le parole, lo stato dell'arte, delle conoscenze fino ad oggi rispetto alle parole e alle rivelazioni di Silvano Galati, il pentito della Scudi Superzano, che ha confessato, si è autoaccusato di aver interrato rifiuti nelle campagne del Casaranese. L'indiano vi può dire dove. Ecco dove. Amara e bella, la terra che si trova al centro della provincia di Lecce, il cuore del Salento, tra Casarano, Galatina e Maglie. Una terra che è un mare, di ulivi, tanto densi e tanto fitti da far pensare a un parco, il Parco dei Paduli. È amaro pensare che questa bellezza quieta, questo mare di terra, sia stato infettato dallo scarico di rifiuti tossici e nocivi. Eppure è così. Nei verbali di interrogatorio Silvano Galati, il pentito di Superzano, confessa e si autoaccusa. Tra una tirata di coca e l'altra, per così dire, ha interrato rifiuti proprio dietro casa sua. O meglio, poco lontano. L'abitazione di Silvano Galati era in via Tito Minniti, al sud del paese, in direzione di Ruffano e del Capo di Leuca. L'area, o almeno una delle aree, nella quale il pentito ha confessato di aver interrato i rifiuti è a nord del paese, nella piana dominata dalla Serra di Celimanna. Si chiama così questo rilievo che separa Superzano da Casarano e che domina la vallata dove i confini comunali si toccano con quelli di Scorrano e di Cutrofiano. Celimanna, manna dal cielo, ma qui la contaminazione non è venuta dal cielo, bensì dalla terra. Siamo sulla Superzano Cutrofiano, dietro quella serra c'è il Casarano e la sua zona industriale subito più a destra. Sotto di noi c'è questa enorme discarica di rifiuti inerti e qui, e in questa zona, nella zona di Masseria Libelli, verso la strada per Scorrano, il pentito di Superzano, Silvano Galati, ha interrato i rifiuti speciali e pericolosi. E questa l'area nella quale Silvano Galati ha confessato di aver interrato quei bidoni contenenti rifiuti. Stando a quanto si legge nei verbali di interrogatorio, Galati, armato di motopala, affiancato da due complici, scavò delle buche per poi ricoprirle. E in quelle buche gettò di tutto, ma soprattutto gettò avanzi dell'industria conciaria e calzaturiera, pelli e ritagli di scarpe, scarti, carichi di cromo e di altri metalli pesanti. La camorra qui non c'entra niente e non c'entrano i rifiuti venuti dal nord o dall'estero. Ad avvelenare eventualmente la terra e l'acqua qui siamo stati noi. Soprattutto in quei ruggenti anni 90 nei quali il comparto calzaturiero ancora tirava
e i suoi sottoprodotti finivano o in campagna o sottoterra, secondo una prassi ben consolidata. Così sarebbe avvenuto anche qui, nelle campagne tra Supersano e Cutrofiano. Silvano Galati e il suo complice, con un mezzo meccanico, avrebbero scavato delle buche per interrarci dei bidoni contenenti scarti dell'industria calzaturiera e conciaria. Talmente tanti, quei bidoni, che le buche scavate da Galati e compagnia non riuscivano neanche a contenerli tutti. Qualcosa sporgeva e infatti una delle preoccupazioni dei malviventi era che fossero notati da qualcuno. L'altra preoccupazione, quantomeno quella di Galati, era che quei rifiuti fossero dannosi alla salute, sua e dei suoi complici. Agli investigatori, infatti, il pentito di Supersano raccontò che alcuni dei bidoni erano mal sigillati e di aver messo in guardia i suoi complici dal rischio di essere raggiunti dai materiali tossici. Meno preoccupato si dimostrava uno dei suoi complici, che per tutta risposta ai consigli di Silvano Galati si mise a prendere a calci i fusti nocivi per ficcarli all'interno delle buche scavate in fretta e furia nottetempo dal mezzo meccanico. Tutto questo sarebbe avvenuto qui, nelle campagne tra Supersano e Cutrofiano. E che quei rifiuti interrati abbiano avvelenato il suolo e l'acqua non è un allarme immotivato, ma un legittimo sospetto. Anche qui, in questo spicchio di territorio che è il cuore del Salento, basta guardare intorno alla discarica abusiva di Inerti che abbiamo preso come punto di riferimento, come centro dell'area, in Contrada Libelli, tra Supersano e Cutrofiano, vicino Masseria Macri, nella quale il pentito interrò i rifiuti. E vedere come, proprio accanto alla discarica, la terra sia diventata avara e scura, gli alberelli siano stenti e radi e dalle chiome secche. Questa discarica di Inerti è nata e cresciuta nel tempo e nel silenzio. Il silenzio anche di chi magari lavora la terra di fronte, come se la cosa non lo riguardasse. Una domanda, ma il terreno di fronte è mai stato coltivato? Anni fa era coltivato. Anni fa molti? C'era tutto oliveto grande. Poi hanno fatto... Ma quanto? Un po' di anni. 15, 20, 10? Ma quanto di meno. E poi hanno fatto la discarica? Questa specie di discarica qua di... Beh, vabbè, ce l'ha di fronte. Che coltivate qua? Verdura per casa questa. Buono, no? Un po' di pomodori d'estate. C'è il pozzo? Sì. Quindi lo innaffia con l'acqua del pozzo? Esatto. L'acqua dei pozzi, ecco la prima, la più importante, delle matrici ambientali da analizzare. Perché qualche prelievo di terreno, proprio in questa zona, la procura di Lecce l'avrebbe già fatto. Stando a quanto filtra dalle indiscrezioni e analisi del suolo incontrata di Belli nei pressi di Masseria Macri, prelievi che sarebbero avvenuti non troppo tempo fa. Segno che qualcosa, al di là delle dichiarazioni ufficiali, in procura si muove e che certe indagini, come l'acqua, viaggiano per chilometri sottoterra attraverso vie carsiche. Ma attenzione, non è l'acqua che quei prelievi hanno testato, bensì il suolo. E nella terra vicino a Masseria Macri sarebbero stati ritrovati valori fuori misura di cromo e berillio. Cromo e berillio sono due metalli pesanti che possono essere prodotti da un'infinità di processi industriali. Ma il cromo è sicuramente prodotto nei processi di industria conciaria e calzaturiera. Il berillio è sicuramente prodotto dai processi dell'industria nucleare. Attenzione, stiamo parlando di metalli pesanti, non di elementi radioattivi, ma metalli pesanti che possono rivelarsi letali se finiscono nel ciclo alimentare degli esseri umani. Dire quanti di quei metalli pesanti siano stati ritrovati in quei campioni di terreno è il mestiere degli organi di controllo, ARPA ed ASL innanzitutto. Dire quanto quella contaminazione possa essere legata alle attività illecite di smaltimento di Silvano Galati è il mestiere delle forze dell'ordine e della procura, che hanno anche un altro compito, risalire nella catena delle responsabilità. Perché se Silvano Galati e i suoi due complici si sbarazzarono di quei fusti di rifiuti tossici, sotterrandoli nelle campagne, non lo fecero per beneficenza. Furono pagati per farlo dall'azienda che quegli scarti avrebbe dovuto smaltire lecitamente e secondo le leggi. Non solo, ma anche su questo punto, è bene che indagini e accertamenti non si fermino e anzi proseguano. Ora qualche minuto di pubblicità e da Supersano ci sposteremo in un luogo non molto distante e non molto dissimile da quello che abbiamo appena descritto. Cutrofiano, pubblicità.
Era il 2007 quando Telerama incominciò ad occuparsi di questa questione che ora vi esplicheremo precisamente. L'indiano neanche c'era ancora. Ora c'è e sulle cave ipogee di Cutrofiano e sull'avvelenamento del suolo e dell'acqua in quel pezzo di territorio, forse non dissimile e forse realizzato con mezzi non diversi rispetto a quello di Superzano e delle altre campagne del Casaranese che sarebbero state toccate dall'interramento di rifiuti del pentito della SCU, Silvano Galati. Ecco, su quella storia vogliamo ritornare e fare il punto. Guardate qui. C'è una strada che sembra tracciata con righello, tanto è precisa e diretta, che unisce Superzano a Cutrofiano. Una strada che è un legame, dritto come un fuso fra le due comunità, e che forse unisce anche due brutte storie. Quella dei rifiuti sotterrati nel 2004 da Silvano Galati, il pentito della SCU di Superzano, nelle campagne che portano verso Cutrofiano. E altri rifiuti, nelle campagne che viceversa da Cutrofiano portano verso Superzano. Una storia vecchia ma ancora attuale. Vecchia, perché affonda le radici nella più antica arte di questi paraggi. Attuale, perché ci riporta ancora una volta sottoterra. Per ora alla ricerca della ricchezza di questo spicchio di Salento, l'argilla. Da quanto ne esiste questa bottega? Da 600. Metà 600, Giovan Pietro Colì. Quindi questo è stato sempre dietro successori, diciamo, sempre di andare da padre in figlio, da padre in figlio, da padre in figlio. Da 600 fino adesso. È una tradizione antica quella della creta a Cutrofiano, storicamente legata alla grande ricchezza che si trova nel sottosuolo di questo spicchio di Salento, l'argilla. L'attività estrattiva di argilla e di blocchi di tufo ha scavato il territorio e l'ha ridotto letteralmente una groviera. Fin dal secolo scorso i cavamonti avevano trovato qui una modalità peculiare di estrazione. Non cave a cielo aperto, ma miniere ipogee. Pozzi che conducevano fin dentro le viscere della terra e gallerie lunghe, lunghissime, che arrivano ad estendersi anche per chilometri e chilometri. Eccola qui, la mappa, parziale, si capisce, commissionata dal comune di Cutrofiano con fondi regionali e messa a punto da uno studio di ingegneria di Galatina, la Astra Engineering. Un labirinto sotterraneo di miniere, un vero e proprio gruviera, sopra il quale la vita continuava uguale a sempre. Gli alberi crescevano, le bestie vascolavano. Ma come tutte le ricchezze della terra, anche l'argilla di Cutrofiano prima o poi finisce. L'artigianato figulo della creta prende altre strade e si approvvigiona da altre fonti. Però questo è stato fatto fino agli anni 60. Ah, fino agli anni 60. Dopo, no, 50, 55, in quei tempi là. Poi dopo l'abbiamo trasportata da Montemesola, vicino Taranto. Come no? Perché qua si faceva un pozzo, si andavano 2 mesi e si toglieva quella buona. Invece di là c'erano delle montagne, quindi con i palanchini, cose parlo, a quell'ora con i palanchini toglievano i sassi, quella portavamo di là. E poi era pure un pochettino migliore di quella di Cutrofiano. E le cave quelle grandi, no? Diciamo quelle sotterranee? Quelle per i tuffi servivano. Ma adesso che fine hanno fatto? Sono chiuse, quindi. Chiuse? Per sentito dire che ce n'è una sola all'aperto, però. Come quelli, che prendevamo noi praticamente si faceva un pozzo, un foro. Si scendeva poi facevano delle grotte praticamente. E poi si faceva la campana. E quando non servono più, cosa succede alle miniere d'argilla sotterranee di Cutrofiano? Che rimangono abbandonate a se stesse, con i boccapozzi aperti. Alcune, come dicono gli agricoltori di qui, si sgonfiano, cioè subiscono delle subsidenze. In pratica crollano e da miniere sotterranee diventano cave a cielo aperto. E solo quando si verificano questi crolli si può vedere ad occhio nudo cosa ci sia sotto, quanto siano grandi quelle cattedrali ipogee scavate nel sottosuolo. Ogni boccapozzo segna un'apertura nelle viscere della terra. E per dare un numero preciso, i boccapozzi censiti in Contrada Signorella, in questo spicchio di feudo comunale proteso a sud verso Superzano, sono 163. Quello è il lanternino da cui scendevano i cavamonti. Di fianco veniva, c'era invece la bocca per estrazione, che era larga, un diametro di 4 metri doveva avere, era molto larga, perché scendevano anche il cavallo da lì. Addirittura? Originariamente sì. Trasportare i blocchi, diciamo. Per lavorare sotto anche, sì, per trasportare, lavorava da sotto, povera bestia. E quindi, e questo invece vediamo una cava sgonfiata. Praticamente sgonfiata, questo è invece la risultanza di un, come dire, di una subsidenza, esatto. Lucio Melelleo è un avvocato,
15 anni fa, poco più che trentenne, diventò sindaco di Cutrofiano. L'unico figlio di contadini ad essere diventato primo cittadino di questa comunità, nella quale ancora oggi esistono i latifondisti e i coloni. Insomma, è uno che il territorio lo conosce bene. E conosce bene anche le miniere ipogee del suo comune e il loro progressivo abbandono. Ce ne sono alcune rimaste in buono stato di conservazione dove si sarebbero consumati altri illeciti, sofisticazioni e altri magheggi con i quali l'acqua, come per miracolo, si trasformava in vino, magari con l'aiuto di qualche bustina. Ma gli illeciti peggiori si sono forse consumati in quelle cave ipogee rimaste senza controllo, abbandonate a se stesse e a qualunque malintenzionato le raggiungesse nottetempo. Che cosa è accaduto in quei primi anni 2000 nelle cave ipogee di Contrada Signorella? Le risposte ci sono, e come. Perché erano troppe le voci incontrollate di un traffico notturno di camion misteriosi in paese. E allora il comune commissionò un'analisi della situazione e trovò risultati da brivido. Sono immagini dei telerilevamenti realizzati dall'Astra Engineering dei fratelli De Pascalis di Galatina. Immagini letteralmente da brivido. Una telecamerina fornita di illuminazione è stata introdotta in alcuni dei boccapozzi raggiungibili. Alcuni erano visibili perché il lanternino sporgeva fuori dalla terra. Altri erano sul piano della campagna, come questo nel quale la sonda entra e ci porta fin dentro le viscere della terra. Ed ecco cosa si vede laggiù, ad una profondità variabile, da un minimo di 15 fino anche a 40 o 50 metri. Lì sotto, quando nel 2005 questa telecamerina li inquadrò, i rifiuti erano di ogni tipo. In questa cava ci sono rottami ferrosi, che si intravedono alla meglio nelle riprese che la sonda effettua nel buio assoluto. In quest'altra cava ci sono lastre ondulate che sembrano di Eternit, miste a rifiuti comuni, dagli sfalci di potatura ai rifiuti di plastica. In questo pozzo, invece, c'è uno strano cumulo celato sotto un grande telo di plastica. Sul piano di quest'altra cava invece c'è addirittura un animale morto, presumibilmente una pecora, forse buttata giù dal boccapozzo o forse caduta nell'apertura incustodita. Ma le immagini più preoccupanti sono altre e arrivano da altri due pozzi. Eccole qui, scarpe e scarti dell'industria calzaturiera. Come nel caso di Supersano, nelle cui campagne il pentito della SCU, Silvano Galati, confessò di aver interrato rifiuti derivati dai processi produttivi dei calzaturifici della zona. Ed eccole qui, le calzature e gli altri ritagli e gli avanzi dell'industria calzaturiera. Sono chiarissimi. Invece, chi abbia buttato laggiù queste calzature e gli altri rifiuti è molto meno chiaro e limpido. Ma la domanda che ci si fece in quel 2005 fu ovviamente un'altra. Questi rifiuti e questi scarti, questa melma scaraventata nel sottosuolo, a contatto con la falda superficiale e a pochi metri dalla falda profonda, che effetto ebbero sulla terra e sull'acqua? Una domanda cruciale, alla quale pure si ebbe risposta nelle analisi effettuate dalla Astra Engineering. E anche qui i risultati impressionano ed inquietano. Come si misura la contaminazione? C'è una tabella di riferimento stabilita dal decreto ministeriale 471 del 1999. Attenzione però, quel decreto contempla due tipi di terreni. Uno, i siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale. Due, i siti ad uso commerciale o industriale. Per un clamoroso vuoto normativo, in quel decreto non è specificato come siano da considerare i terreni agricoli, come questi di Cutrofiano. Ma certo, un campo coltivato è da considerare più vicino al verde pubblico che ad un sito industriale. E allora ecco i risultati. Su 158 campioni terreno analizzati, 96, quasi due terzi, risultano contaminati da almeno una sostanza inquinante. Alcuni campioni sembrano addirittura un concentrato di metalli pesanti per la concomitante presenza di diversi inquinanti. C'è il cadmio, 45 campioni di suolo su 158 risultarono contaminati da questo metallo pesante prodotto dalle combustioni di materiale plastico, tanto da essere una specie di spia degli inceneritori. C'è il berillio, 11 campioni contaminati dall'inquinante responsabile dei tumori polmonari, lì nell'area di Contrada Signorella, che fu indagata dai rilievi e dai campionamenti del suolo. C'è il mercurio e c'è lo stagno, riscontrati rispettivamente in 6 e in 29 campioni nella zona. E c'è addirittura l'arsenico, 19 campioni di suolo prelevati in quella zona risultarono contaminati dal micidiale elemento, uno dei più mortali al mondo. E in 4 campionamenti furono riscontrati anche idrocarburi policiclici aromatici, i famigerati IPA, compreso quel benzoapirene divenuto
diviso tristemente famoso per essere tra gli inquinanti prodotti dall'Ilva di Taranto. In un campione di terreno di Cutrofiano il benzoapirene era presente in misura 11 volte superiore alle norme di legge. Ma attenzione, non è finita qui. Oltre al suolo, le analisi interessarono anche l'acqua. E anche nelle falde idriche, sia in quella superficiale che in quella profonda, le analisi rilevarono inquinanti micidiali. La situazione più preoccupante riguarda il cromo, sia quello trivalente che quello esavalente. Due campioni nella falda superficiale e due campioni nella falda profonda risultarono contaminati dal micidiale metallo pesante. Stessa storia per il nickel, 4 contaminazioni nella falda profonda, 3 contaminazioni nella falda superficiale. E ancora il piombo, una contaminazione profonda, 2 contaminazioni superficiali. E infine il ferro, 6 contaminazioni, tutte riscontrate nella falda profonda, mentre una sola contaminazione d'arsenico lievemente superiore al limite fu riscontrata nella falda superficiale. Ce n'erano di veleni nella falda di Cutrofiano. In quel 2005, un anno dopo che il pentito della Scudi Superzano Silvano Galati aveva interrato i suoi rifiuti 2 o 3 chilometri più a sud. Nella falda di Cutrofiano, dicevamo. Ma forse non solo di Cutrofiano, visto che l'acqua cammina. La falda, specie quella profonda, circola. E da Cutrofiano può essere giunta in tutte le località vicine. Compresa magari Corigliano, ad esempio, che è confinante ed è l'abbeveratoio del Salento, visto che lì ha sede il più importante punto di emungimento della falda dell'acquedotto pugliese, che pompa l'acqua di Corigliano nei rubinetti di tutti i salentini. Cos'è successo dopo quelle analisi? La Procura di Lecce, il pubblico ministero Elsa Valeria Mignone, commissionò delle esplorazioni al gruppo speleologico Andronico. E gli speleologi ispezionarono ciò che poterono, ma molte le miniere erano malsicure e minacciavano crolli. Qualcosa si mosse sul fronte pubblico nel 2008, quando il comune di Cutrofiano ottenne lo stanziamento di ben 2 milioni di euro dalla regione Puglia per la bonifica delle cave ipogee. E con quei fondi, va detto, qualcosa di importante fu fatto. Quello che gli speleologi e gli esperti incaricati alla bonifica trovarono fu pazzesco. Cumuli di rifiuti in corrispondenza all'imboccatura dei boccapozzi, vere e proprie montagne di spazzatura, che furono rimosse anche con l'ausilio di una macchina chiamata ragno meccanico. Inoltre, nei laghetti creati dalle subsidenze, cioè dai crolli delle miniere, fu effettuata la bonifica dell'acqua, che venne prelevata, depurata dai metalli pesanti e restituita alla falda. Dalle cave ipogee di Cutrofiano, secondo la relazione finale, vennero asportate 1.500 tonnellate di rocce, 113 tonnellate di rifiuti ferrosi, 35 tonnellate di pneumatici fuori uso, 21 tonnellate di materiali contaminati da amianto, 26 tonnellate di imballaggi in plastica, 6 quintali di vetri e 119 kg di batterie al piombo. Lì sotto c'era finita un'ecatombe di rifiuti. E in parte ancora c'è lì sotto, perché con i 2 milioni di euro all'epoca stanziati dalla regione Puglia non fu possibile bonificare tutto e molte cave opposero, per così dire, una strenua resistenza. Basta sfogliare le relazioni tecniche di collaudo per verificare che sui 163 boccapozzi censiti nelle campagne di Cutrofiano le operazioni di bonifica riguardarono solo 59 boccapozzi, poco più di un terzo. E circa una metà di questo terzo venne bonificato solo con il ragno meccanico, perché le cave minacciavano crolli e le operazioni di bonifica non potevano essere svolte da uomini, che finivano di restarci lì sotto. Ecco, è una storia vecchia questa delle cave ipogee di Cutrofiano, ma singolarmente vicina nel tempo e nello spazio a quell'altra storia raccontata dal pentito della Scudi Superzano, ovvero a quei rifiuti derivanti dai calzaturifici vicini che furono interrati da Silvano Galati e dai suoi due complici. Vicina come quest'altra cava, stavolta a cielo aperto, incontrata a Mandrò, dove l'allora sindaco di Cutrofiano lanciò un allarme che cadde nel vuoto. Ci sorse qualche dubbio, perché qui c'è argilla sopra, poi c'è ancora una bocca di cava e c'è il tufo sotto. Mandai qui i vigili del fuoco, chiesi in intervento perché sospettavamo che ci fossero materiali depositati. Probabilmente sbagliai nell'indicazione, indicai radioattività, per cui l'indagine fu portata a termine solo per quanto riguarda anni? 94-95. Io sono stato sindaco dal 93 al 97, quindi in quegli anni lì. La denuncia dell'allora sindaco Meleleo non trovò riscontri nelle forze dell'ordine, che furono chiamate a verificarla.
Il suo allarme si riferiva a questa cava a cielo aperto, uno strano luogo dalle forme fantastiche che ricorda un canyon americano in XVI, un luogo nel quale gli sversamenti illeciti e relativi incendi sono ancora oggi evidentissimi. Ecco, una storia vecchia ma ancora attuale, questa delle cave di Cutrofiano. E non a caso, nelle ultime ore, l'attuale sindaco di Cutrofiano, Oriele Rolli, è tornato a scrivere alla Regione Puglia per chiedere di essere coinvolto nelle eventuali bonifiche, palesando tutti i timori della sua comunità per quei boccapozzi incustoditi. E poi, infine, rimane un altro interrogativo sullo sfondo. Quelle tonnellate e tonnellate di rifiuti sul fondo delle cave di Cutrofiano, attraverso i boccapozzi, non ci sono arrivate da sole. Qualcuno le ha trasportate e scaricate, illecitamente, magari di notte, magari con un camion. Troppo grandi e troppo pesanti quelle tonnellate di rifiuti per essersi semplicemente accumulate nel tempo. E allora la domanda rimane, ancora una volta, chi? Chi le trasportò? Chi le smaltì? Chi avvelenò il suolo e la falda di Cutrofiano? È possibile che una tale mole di rifiuti sia stata sversata su un territorio così limitato senza che nessuno se ne accorgesse? Di fronte all'ammasseriabili? Bravo. A quale ammasseria poi? Qui deve stare sulla via. Quando... Ah, tu capito. Ah, l'argolo di pino grande. Sì, sì. Senta, ma una domanda. Qualche anno fa, no? Una diecina, una ventina di anni fa, le vedeva mai i camion di notte qui? Tu che giravi di notte, dille, no, neppure. Giravano o no? Non so, non lo so. Ah, non lo sai. Vabbè. Perché no? Non lo so. Ah, ok, d'accordo. Io la notte dormo, non è che vado in giro a vedere. Ma verso la via di Superzano? Non ho capito. Verso la via di Superzano, dico. Però la terra mia? No, le baccane, da parte le baccane gli camion. Di camion? Arrivederci. Ciao Pino. No, assolutamente, mo qui. Non vanno più giovedì in tutti qua, capito il problema? Stavolta, spiace dirlo, ma l'ex sindaco si sbaglia. Nei guai è vero, finora non ci sono finiti gli inquinatori, i proprietari di quei calzaturifici che producevano gli scarti e i criminali che li hanno smaltiti illecitamente. Nei guai però ci siamo finiti noi, gli inquinati, che abbiamo mangiato ciò che cresceva su quel suolo contaminato, annaffiato da acqua e metalli pesanti. Abbiamo quasi terminato questo nostro indiano speciale dedicato ai rifiuti interrati nel Salento. Forse interrati, non lo sappiamo. Siamo allarmati, non siamo allarmisti. Ma dopo la pubblicità vi spiegheremo perché siamo allarmati, anche e soprattutto perché per il picco di neoplasie che nella zona centrale della provincia di Lecce si registrano. Pubblicità. Bentornati in studio, stiamo chiudendo questo speciale dell'Indiano dedicato ai rifiuti interrati, alle rivelazioni di Carmine Schiavone, desecretate da poco, e alle rivelazioni di Silvano Galati, su cui probabilmente, e lo speriamo, si continuerà ad indagare, come già la Procura di Lecce ha fatto. C'è un punto che ci ha mosso nello scavare anche noi nella vicenda dei rifiuti interrati. Un allarme che è cresciuto nell'opinione pubblica, un allarme che è relativo al picco di neoplasie e specialmente di neoplasie polmonari che si registrano nel Salento e in particolare in una zona del Salento ben precisa e individuata, quella proprio quella al centro della provincia. Ne parla da molti anni ormai il presidente della Lega Tumori di Lecce, Giuseppe Serravezza. Un mese fa realizzammo questa intervista per un indiano che stiamo preparando
proprio sul rapporto tra inquinamento ambiente e salute e malattie. Ve lo proponiamo così, sapendo che naturalmente è stato realizzato un mese fa e quindi fuori dal dibattito di questi ultimi giorni e anche dalle rivelazioni che vi abbiamo fatto questa sera. Sentite cosa dice Giuseppe Serravezza e poi ritorniamo in studio per commentare qualche dato. Per riassumere, lei dice le industrie, cioè certo. Il problema sono le industrie che bruciano. Che hanno fatto tutto quello che volevano, questa è la drammaticità. Cioè. Tante altre aziende che ci sono, a noi arriva di tutto, si rivolgono da ogni parte, anche dal paesino più sperduto, perché ci segnalano l'azienda X che si occupa di zincature, di cose, certo. Fa di tutto, senza nessun controllo. Certo. Nelle falde, nelle cose, addirittura noi sappiamo di una serie di aziende i cui liquami, rifiuti speciali, liquidi, vengono immessi in falda. Possibile. Certo. Lo sanno bene i magistrati anche. Infatti questo è il certo, cioè, i magistrati sono avvenute queste cose in passato. Ora non so, però ci hanno segnalato questo, va bene, voglio dire, così come se tu ci fossi stato lo scorso anno al nostro annuale appuntamento su ambiente e salute che teniamo in ottobre, no? Quest'anno terremo l'altro, lo scorso anno c'erano anche i giudici, il dottore Roberto Tanisi, la Valeria Mignone, come no? E la Valeria pubblicamente, quindi lo posso dire, segnalò anche tutta una serie di fatti gravi a cui non si è potuto ancora fino ad oggi dare seguito, che riguarda aree immense, pare che esistano, rifiuti speciali arrivati qui da ogni parte di Europa tramite il Montenegro, cioè da molti anni, stiamo parlando degli anni 70, 80 e 90, un pochino quello che è avvenuto in Campania. Cioè ci sarebbero rifiuti speciali sotterrati. Secondo questo, diciamo, queste indagini sì. Di cui specialmente nel basso dunque Salento, tant'è che io mi sono sentito dire, quando ho detto ma vorrei cosa c'è, cioè, dottore vicino a casa sua, mi sono sentito dire c'è dati che andrebbero studiati. So che hanno tentato pure con gli infrarossi, non so, con certe tecniche di individuare, ma stare era così grande che facevano fatica a definirla. Benissimo. Queste sono cose, dichiarazioni pubbliche. Quindi per dire, lei non è... Abbiamo criticità gravi qui, che abbiamo accumulato negli anni. Noi, tutto ciò che sta avvenendo ora, che sono veramente drammatici dal punto di vista sanitario, tra Napoli e Caserta, e le cause ormai sono sotto anche gli organismi. La terra dei fuochi gli organismi internazionali ormai se ne occupano di questo. Lì c'è una mortalità per cancro drammatica, tumori pediatrici dei bambini che sono tumori rari. Almeno quando studiavo io erano tumori rari, ora sono una vera e propria epidemia, voglio dire, d'accordo? Ecco, noi non siamo forse ancora a quei dunque livelli, ma in questi anni sono accadute cose nel Salento di cui si sa poco, e forse alla base di quei dati c'è un pochino di tutto questo. Avete sentito le parole di Giuseppe Serravezza, il presidente provinciale di Lecce della Lega Tumori. Ma come le indagini che auspicano i cittadini di Casarano non crescono nel deserto, ma vengono rivolte a una procura che ha già indagato sui reati ambientali e sul rapporto tra criminalità organizzata, rifiuti e crimine ambientale, allo stesso modo anche le ricerche sui tumori e sul picco di neoplasia nel Salento non sono all'anno zero, tutt'altro. Anzi, è in piedi da qualche mese una rete che si chiama REPOL e che indaga proprio sul tumore al polmone, mettendo insieme l'ARPA, l'ASL, l'Università, il CNR, la provincia di Lecce, tutti gli enti nei quali in qualche modo le tematiche ambientali sono dovute all'investigazione, e in cui forse è opportuno che entri anche la Procura di Lecce e che dia il suo contributo di conoscenze.
La rete REPOL e il registro tumori dell'ASL di Lecce ha portato a Roma gli ultimi dati ufficiali, quelli che riguardano il 2006, non ancora pubblicati addirittura. Guardate questa immagine che riguarda i distretti sanitari della provincia di Lecce. Eccoli qui. I distretti sanitari della provincia di Lecce riguardano in particolare l'impennata di tumori e di incidenza tumorale nel distretto sanitario di Galatina, nel distretto sanitario di Poggiardo, nel distretto sanitario di Casarano e nel distretto sanitario di Maglie. Sono esattamente i luoghi incrociati del centro del Salento, di quel parco dei Paduli che dovrebbe essere un'oasi di tranquillità, di pace e di ambientalizzazione, che si sta dimostrando a volte troppo spesso un inferno di tumori. Gli ultimi dati pubblicati invece, quelli del 2005, riguardano i tumori per comune. Vi leggiamo soltanto i primi 12, sono dati riferiti al 2005. Il primo comune è San Cassiano, il secondo è Botrugno, il terzo Castignano dei Greci, il quarto Nociglia, il quinto Spongano, il sesto Cutrofiano, il settimo Casarano, l'ottavo Sogliano Cavour, il nono Gagliano del Capo, il decimo Giuggianello, l'undicesimo Maglie e il dodicesimo Superzano. A parte qualche rara eccezione, sono tutti comuni che sembrano raggruppati intorno a quella via, la Superzano Cutrofiano, che spacca in due il Salento e che sembra essere diventata la via delle neoplasie. Non siamo allarmisti, ma siamo allarmati. Ci vediamo fra 2 settimane con l'Indiano.